Tua mia amica è caduta dalla parete e si è fatta male, potete aiutarmi? Guarda, ti conviene chiedere aiuto in paese, eh? Ti darei il telefonino, ma qui è una zona d'ombra tremenda, non prende assolutamente. Tanti auguri per la tua amica, eh? Grazie lo stesso. Saltino. Purtroppo erano tutti impegnati, l'unico disponibile ero io, visto che qua posso atterrare sono arrivato di corsa, ok? Esprimo le più vive condoglianze da parte mia della direzione dell'Easyfund. Grazie ingegnere, grazie. Ma com'è successo? Doveva salire la sua amica, poi per una banalità è salita in un'arrampicata di routine che lei faceva normalmente, come allenamento. Sì? Poi, oh, carissimo. Durante la discesa. Ma fu una giornata improvvisa. Ancora qualche piccolo ostacolo, poi direi che è fatta. Non voglio neanche ricordare questi momenti. Mi fa male. Non mi do proprio pace. Guardi, quella fune l'avevo controllata io stesso la sera prima. Se figuri, la doveva provare Chiara. Le mie condoglianze. Chi sei tu, scusa? Sono una compagna dell'università di Chiara e Stella. Maresciallo, devo parlarle in privato. Può essere molto importante. Va bene. Io torno in paese. Se hai qualcosa veramente di urgente da dirmi, mi puoi trovare al ristorante della posta. Va bene. Vedo che non ti smentisci mai. Ogni occasione è buona per provarci, anche un funerale. Credevo che oramai ti fossi messa l'anima in pace. La cosa ti infastidisce? No, no, assolutamente. Anzi, perché non la inviti a cena? L'ho già fatto. Come d'altronde il maresciallo ha fatto con te. Senti, non è né il luogo né il momento di fare lo spiritoso. Rubini, lei si fermi un attimo, per favore. Mi dica.
Mi hanno riferito che questa mattina alle esequie di Stella Marchi Chiara Stocco ha avuto un colloquio col maresciallo del paese. Fonti ben informate mi hanno inoltre confermato che il dossier della Stocco contiene statistiche allarmanti sulla correlazione tra l'elettrosmog e il morbo di Alzheimer. Lei dice di avere un forte ascendente sulla signorina Chiara. Sì. Bene, come ha sentito poc'anzi, siamo a un punto di non ritorno. Trovi il modo, la maniera di farmi avere domani sulla scrivania questo dossier. Chiara è soltanto un burattino e i figli li tengo io. Si figuri che è ancora innamorata di me. Stia tranquillo, avrà il suo dossier entro domani mattina. Lei ci porti il dossier e noi la pagheremo come d'accordo. Buonasera. Mi scusi, c'è il maresciallo. E di là che sta cenando. Grazie. Buonasera, maresciallo. Ciao, Chiara. Vedo che sta mangiando. Vabbè, ripasserò più tardi. Di cosa volevi parlarmi? Vede, maresciallo, io sono convinta che la morte di Stella non sia stata affatto accidentale, bensì voluta. Infatti con quella corda dovevo arrampicarmi io. Siediti al mio tavolo e mangia due bocconi con me. Ne discuteremo con calma. Grazie, vado a darmi una rinfrescata. C'è stato un brutto contrattempo. Preferirei rimandare un'altra occasione ciò che avevo intenzione di dirle. Ma che tipo di contrattempo? Maresciallo, ciò che è successo poco fa avvalora ancora maggiormente le mie convinzioni. Ma non posso dirle nulla. Non posso dirle nulla fino a quando lei non conoscerà l'esito della perizia. Mi spiace, arrivederci. Aspetta! Come pretendi che ti possa aiutare se ti comporti in questo modo? Sfuggire a qualcuno e evitare qualcosa. Maresciallo, ci sono persone che non vogliono che io le parli. Ti accompagno a casa, così ti senti più tranquilla. Però domani mattina ne parliamo con calma alla stazione dei carabinieri. Come se dovesse sfuggire a qualcuno o a qualcosa.
Come vede, doveva essere qui con lei, ma non si è presentata. Ho dovuto mandare l'appuntato a prenderla. Signorina! Chiara! Ma cosa hai fatto i capelli? Ti dico tutto dopo. Se arriva un carabiniere e chiede di me, io non ci sono. Buongiorno. Buongiorno. Senta, per caso ha mica visto la signorina Chiara Stocco? No, è da un po' di tempo che non la vedo. Comunque, se dovesse per caso rivederla, le dica di presentarsi immediatamente alla stazione dei carabinieri. Va bene. Buongiorno. Grazie, sai? Niente. Ma che cosa sta succedendo? Ho fatto la stupida. Ho dei dubbi su quello che è successo a Stella e temo che ci sia di mezzo Andrea. Volevo parlarne con il maresciallo, ma non ne ho avuto il coraggio. Sai, ad Andrea voglio ancora troppo bene, anche se ci siamo lasciati. Poi guarda, mi sta succedendo di tutto. Ieri sera mi hanno puntato un coltello alla gola. Questa notte sono entrati in casa mia e credo che mi abbiano narcotizzata. Almeno stamattina quando mi sono svegliata avevo un mal di testa allucinante. E hanno rovistato in tutta la casa. Cosa cercavano? Questo. Ah, ma sono i vostri studi sui danni dell'elettrosmog. Ma in tutto questo cosa c'entra, Andrea? Non lo so. So che adesso Andrea lavora per la Easyphone e questa società voleva tacitare Stella acquistando questo dossier. È gente che non guarda in faccia nessuno per raggiungere i propri scopi e questi studi possono intralciare il loro progetto del mega ripetitore che vogliono installare in paese. E allora cosa vuoi fare? Se non ti dispiace, oggi e questa notte vorrei rimanere qua da te e poi domani decido se tornare a Torino o andare a casa. Ok, ma per me non ci sono problemi. Comunque meglio se parli a quattro occhi con Andrea, perché risolvereste comunque i vostri dubbi e soprattutto i tuoi. Lo so, hai ragione, ma non me la sento. La mia coscienza mi dice che Andrea è colpevole, ma il mio cuore dice il contrario. Buongiorno. Buongiorno. Ti sta proprio bene, il mio pigiama. Allora, come va questa mattina? Un po' meglio. Ma mi hai ancora detto perché ti sei tagliati i capelli? Perché quando io e Andrea stavamo insieme, io gli piacevo con i capelli corti. Allora tu ti chiederai, vuoi di nuovo piacergli? E hai ragione, solo che dopo tutto quello che mi è successo ho paura. Ascolta, se non hai il coraggio, telefono io ad Andrea per farmi incontrare. Che ne dici? Vabbè. Se doveste venire a parlare del dossier, digli che io sono disposta a darglielo. Andrea, sono Sabina. Sabina chi? L'amica di Chiara Stocco. Ah, sì, Sabina. Sabina Occhi Blu, me lo ricordo. Ti devo chiedere un favore. Dimmi. Ho parlato a lungo con Chiara e mi sono ripromessa di convincerti a rivederla. Beh, gli argomenti per convincermi tu ce li hai, eh? Ma perché non ne parliamo a quattro occhi? Beh, magari un'altra volta. Adesso dovresti farmi questo grosso favore. Perché Chiara ti vuole ancora bene. Pensa, si è persino tagliato i capelli per... Sì, lo so.
Ma scusa, ma perché non mi telefona lei? Non ne ha il coraggio, però mi è incaricata di dirti che vuole portarti in regalo i suoi studi sull'elettrosmog. Allora senti, dille che può venire a casa mia verso le 4. E poi, se vuoi, io e te potremmo combinare per una cenetta insieme. Ciao Andrea, grazie. Ti aspetta alle 4 a casa sua. Ma dimmi una cosa, hai visto Andrea prima che ti sei tagliato i capelli? No. Come mai me lo chiedi? Ma non importa. Fatto il chiodo. Un'altra parte mia, maledetta. Saluti Adelio! Ho visto il vostro manifesto. Mi raccomando soltanto che nella riunione di questa sera tutto si svolga nella più perfetta regolarità. Non si preoccupi, maresciallo. Non capita niente questa sera. Ah, signora Grossi, l'ho colto in flagrante, eh? Speriamo che almeno questo serva a qualche cosa. Mi raccomando, come ho già detto al signor Adelio, questa sera mantenetevi nella legalità. Ma certo, noi ci comporteremo da persone civili. Non siamo mica come quelli della Easy Fall, che sono stati capaci di sfruttare la morte di una ragazza per ottenere una concessione che mai e poi mai avrebbero ottenuto. Maresciallo. Mi scusi un attimo. È arrivato un fax dalla centrale che prevede un avviso di garanzia nei confronti di Rubini e Andrea, in quanto risulta dagli esami della scientifica che la corda è stata manomessa. Inoltre ha telefonato la Stocco dicendo che lei in questo momento si trova a casa del Rubini. Sai dove abita il Rubini? Nel condominio Ciclamini, a 100 metri da qui. Vai e piantona l'abitazione, io ti raggiungo immediatamente. Perché continui a guardarmi? Ho sempre detto che stai meglio con i capelli corti. Ti ho portato il dossier, sperando che da oggi la mia vita possa diventare un po' più tranquilla. Più tranquilla? Se tu volessi potrebbe tornare tutto come una volta, mi toglie dai guai. Io non ne sarei così certa. Non ti seguo. Ho sempre saputo come sei veramente, ma ho sempre fatto finta di niente perché in fondo ti volevo bene. Ma quando di mezzo c'è la mia migliore amica, non posso più fingere. Scusa, ma dove vuoi arrivare? Alla vostra storiella. Io e Stella, come tu ben sai, siamo contrari all'uso del cellulare. Eppure quel giorno in Francia... Poi quella sera a casa di Stella ho capito tutto.
suppongo che ti sia dispiaciuto apprendere della morte di Stella. Anche a me. Perché le cose non dovevano andare così. Chiara, ma cosa stai dicendo? Che Stella non doveva morire, doveva solo farsi male. Però il destino ha voluto che, quando la corda ha ceduto, lei fosse troppo in alto. Quindi tu sai perché la corda si è rotta? Certo. L'ho messa io. Con un acido. Un acido? Sì. Questo. E la perizia lo dimostrerà. E guarda caso, tu sei l'unico responsabile delle corde. Che sono una puttana! Maresciallo, sono entrato e ho visto che c'era una colluttazione in corso tra i Rubini e la Stocco. Ho provato ad intervenire, ma durante il corpo a corpo è partito accidentalmente un colpo. Telefono immediatamente a un'ambulanza. E provvedete ad avvertire il giudice istruttore. È morto. Ma ragazzina, perché hai voluto fare di testa tua? Ti avevo avvertito di venire alla stazione dei carabinieri. Perché non l'hai fatto? Nutrivo dei sospetti su di lui. In questa casa ci sono delle prove schiaccianti sulla morte di Stella. Che voi non avrete problemi a trovarla. Non mi sono mai presentata da lei perché ero bloccata. Dall'amore che provavo.